Allora, Dani, parto da te. Prima, più 4 sul Milan, settima vittoria di fila, diceva Filippo, sesta vittoria senza subire gol, rincarava Fusato. Che dire? Mi si è accesa la lampadina. Sì. Parafrasando il grande Humphrey Bogart, questa è l'Inter bellezze e voi non potete farci niente. Questa è una squadra, beh, a parte la maglia e il logo storico che hanno cancellato i signori cinesi, a parte la maglia che sono delle cose che mi viene l'orticaria e forse anche qualche malattia anche più grave. Anche ieri sera io mi sono messo lì davanti alla televisione, ho visto la maglia della mia Inter nera con una banda al petto gialla, azzurra blu, ma una roba vergogna, ma no, ma io qua, questi qui sono da querelare, ma ragazzi sono da querelare. Beh, per tornare alla La parabola Nike di ringrazia, dice. in che film? Humphrey Bogart? L'ultima minaccia 1952, questa è la stampa bellezze e voi non potete farci niente. E io l'ho riciclata e l'ho buttata là. Mi sembra che l'Inter, che non è al massimo Ma ti dovrebbero dire dei livelli questo è il calcio bellezza, tu non ci puoi fare io ho nulla. vissuto il tempo da grande Inter, per cui non è che mi entusiasmi proprio da. Declinandola ad E oggi, oltretutto Danilo. devo ribadire, oltretutto Gianni, forse tu non lo sai, io Ecco. non è che abbia celebrato e festeggiato l'arrivo del signor Simone Inzaghi, perché uno scudetto ce l'ha tolto il signor Inzaghi, il quarto gol in Lazio lazio Inter 4-2. internazionale del 5 maggio 2002, partita Però finita, sei. Danilo, ma sul fatto che il Mi sembri maglione di contento, Claudio sia però. verde, rosso, non bianco e nero? No, perché questo è uno scoop. Sono contento perché? Perché io l'Inter Microfono, Dani, è vedo. caduto il microfono. Microfono, ripristiniamo. Non avevo molta fiducia nel signor Inzaghi, invece devo ammettere, devo onestamente, per onestà professionale, devo dire bravo. È bravo, è bravino, è bravino. Toh, ecco, Però Danilo, a fino proposito di a maglie prova strane, contraria. A Manteniamo la proposito di calma. maglie strane, ma il maglione di Claudio che è della Juventus, ma è verde rosso? Imbarazzante, no, imbarazzante, imbarazzante. Ha ragione, Dice, ciao imbarazzante Roni, la che domani bellezza di mattina come metto io le va cose in questo. È natalizio, Allora, ragazzi. Però non è bianco e nero. per chiudere, mi pare proprio che l'Inter sia la più forte, non credo che abbia da temere. Io, Sì, sta andando mamma tutto mia, bene in un momento Danilo sul calar dell'anno. attenzione, io dico mai dare per morta la Juve. Tu Mai dici dare anche in per ottica scudetto? Mai dare per, guarda, mai dare per morta la Juve perché non, c'è tutta, Quasi c'è intristito. tutto un girone da Beh, giocare, guarda, ragazzi. piuttosto di una C'è roba, tutto un piuttosto che girone da vedermi giocare. rivincere lo scudetto, forse sarei più contento se lo vincesse la Juventus. Guarda cosa ti dico. Vedere una rincorsa di chi diventa storica. 2022 diventa l'anno della storia, Ma a me lo la dici. Juventus recupera Hai 15 visto? Se il punti Milan e stecca vince c'hai lo un alleato, scudetto. Me Sarai disposto ad arrivare secondo? Chiedimi chi sono quelli là e quegli altri là. Quelli là lo so Allora, chi sono quelli là. Siete voi quelli se là. tu preferisci che nel caso vincesse la Juve, e io ti ricordo che il grande No, per avvocato la Prisco, storia, per ma fare io una lo cosa so, la bella, storia, Perfino Peppino Prisco Prisco senza diceva che a Milano ci precedenti. sono Fa solo una due roba senza squadre, precedenti, l'Inter io ribadisco la mia della squadra Atalanta. giovanile dell'Inter, allora, che Emanuele cosa l'altro giorno però ha mi detto, inziga, va bene, voce del verbo inzigare, inzigare. signor Lotaroli, Emanuele l'altro giorno però ricordava, solo. attenzione però perché l'Inter, ieri no, perché il Torino è una squadra scorbutica, però. Però già ieri l'abbiamo visto. Io l'altro giorno in trasmissione dicevo: Hai un ok, sono po' arrivate chetato gli grandi animi. vittorie, belli 5, 4 gol a destra e sinistra, però gli avversari erano gli stessi Ho con visto cui fare delle riusciva. No, esultanze però gli contro la avversari erano gli stessi Salernitana. con cui vinceva la Juventus. Ho visto fare delle esultanze nel Appena arrivato 5-0 un con la avversario un Salernitana. pelo più di livello, non è che abbiamo visto sto gioco Però scusa spettacolare una cosa, contro Emanuela, il Torino. questa cosa giochiamo a capirci quest'anno, perché Sì. io voglio capire da voi, ma ditemelo seriamente. Se gli avversari non sono di livello a seconda di come piace a uno di che squadra li incontra, perché? No, io sono d'accordo con te. Allora, la Juve batte il Genoa 2-0 e mi sento dire che non si può battere solo il Genoa 2-0, no? Giustamente. Poi però ci pareggia l'Atalanta 0-0, Infatti l'Atalanta dei grandi giocatori e io grande sono gioco, gelosissimo è dall'Atalanta. tutto a posto. Mi sento dire che se No, vinco tutto a contro lo Spezia posto 3-2 non va bene, poi lo Spezia vince a Napoli 1-0, no. Infatti tutto a delusione, posto. Mi è sento dire che Napoli. se perdo con l'Empoli non va bene, giustamente. Poi però l'Empoli vince a Napoli 1-0, tutto a posto. Ah no, Allora, giochiamo a è capirci, sul tutto a gli posto di avversari non sono Atalanta-Napoli che importanti,
se ci vince la Juve o non sono importanti per tutti, quindi non, cioè, capiamoci. Io ti ho appena detto che non sono importanti neanche perché ci ha vinto l'Inter. Io sono, vedi Claudio l'Inter ne ha sbollate 9 in due partite e secondo lui Cagliari e Salernitana non ho detto questo, ho detto che l'Inter ha fatto 9 gol ai signori della Salernitana e del Cagliari e secondo Emanuele per lui è sempre il tempo delle mele. E allora la prestazione, il risultato vengono in qualche maniera occhio perché appena arriva una squadra diversa in bel gioco magari non lo vediamo esattamente spumeggiante, scusami, ma non è questione del bel gioco o non bel gioco. No, invece si stava incensando l'Inter. Io se avessi vinto con Sassuolo, l'Empoli e il Verona giocando male sarei stato contento perché erano 9 punti. Che me frega di come giochi. Si stava incensando l'Inter per il bel gioco, il gioco per l'Inter più bella di sempre. Il bel gioco poi va a Genova, col Genova fa 0-0 il bel gioco perde in casa. Bravissimo, sono d'accordissimo con te. Occhio a incensare l'Inter più bella di sempre quando abbiamo... Ma chi ha detto che è l'Inter più bella di sempre? Si stava dicendo in trasmissione l'altro giorno. Non eri tu, ma l'altro giorno in trasmissione si diceva questo. L'altro giorno c'era grande euforia e io ho detto, attenzione, perché anche qualcuno ha detto che questa è l'Inter più bella esasperava il concetto, però quello è Luciano, vai. 3 punti. Allora, Danilo parla della maglia. Se non ci fosse quella maglia brutta, come dice Danilo, probabilmente i debiti delle società di calcio non arrivano assolutamente, ma tutte le società di calcio. Ma sempre mi dite queste cose qui, che è un problema di marketing. Ma la storia non va calpestata, al di là del marketing. Luciano, questo è sacro, questa cosa è sacra e non me la devi toccare. Questo è sacro, è roba sacra. Non gliela toccare, Luciano. Punto 2, Luciano, andiamo avanti. Ti dico soltanto. Cosa ha fatto vedere il simbolo di cartone? Che tu disprezzi, è una maglia gradita alla società perché gli porta tanti soldi. Punto 2, Luciano. Il punto importante perché ci sono gli sponsor che la fanno, non è la società. Questo è il primo punto. Ma la società si può opporre o no? No, Dani, ti prego, non finiamo più. Ma la società si può opporre o no? Il signor presidente può dire la no? La società prende i dindini per queste ma cose. Ma ancora mi parlate di soldi? La storia è più sacra dei soldi! Però grazie a quello hai fatto la rivalutazione Luciano, del marchio e sei messo a posto mezzo bilancio. Luciano, punto 2. Adesso mi hanno fatto sfuggire l'argomento. Mannaggia, erano 3 punti. Luciano, volevi dire che gli stipendi dei calciatori si pagano con la storia, giusto? No, volevo dire un'altra cosa, volevo dire che praticamente il problema delle squadre di calcio in questo momento è un problema, tu hai ragione, quando dici che se la Juventus praticamente non vince una partita e magari l'altra ci perde fa più rumore la Juventus che ci pareggia e dicono tutti in negativo, di un'altra che ci perde praticamente e lasciano correre la cosa, su questo non c'è dubbio. Queste cose qui avvengono perché la Juventus ha un peso che deve mantenere ed è difficile mantenerlo, è quello che dico io, è difficile mantenerlo e adesso la Juventus cerca di riprendersi quel peso, di riportare la squadra a quei livelli e quindi bisogna stare tranquilli e accettare anche il non gioco, basta vincere. E io infatti quando la Juventus ha vinto, anche soffrendo in parte con Cagliari, sono stato contento perché sono sempre 3 punti. E la Juventus adesso non deve andare a cercare la bellezza, la Juventus deve andare a cercare tutti. Questo è il punto importante che deve essere messo in testa ai tifosi, che non devono, vogliamo il grande gioco no, quest'anno non può esistere. Però direttore è vero che la Juventus probabilmente fa più rumore, però noi qui stiamo parlando anche del Napoli che ha fatto un tonfo contro lo Spezia, a prescindere da quello che ha fatto con la Juventus. No, è diverso, perché se il Napoli perde in casa con lo Spezia, mi sento dire che aveva le assenze e gli episodi, sì, l'allenatore che parla di casualità e che ha fatto tutti in porta. Se io ci vinco 3-2 a Spezia, mi sento dire che non va bene da tutti. Non va bene neanche il Napoli, a prescindere dalle assenze. Le assenze sono una giustificazione. Ma se abbiamo
detto tonfo Napoli. C'era scritto tonfo Napoli qua sotto. C'era scritto tonfo Napoli. Parla di assenze. Le assenze vanno considerate perché facciamo cronaca. Ma, ci no, sono. Ma certo, ma resta un tonfo uguale. Fermare, ragazzi. Luciano, ripartiamo tra due minuti. Scusami, sono in ritardo di una vita. Due minuti, torniamo subito. Allora, Fede, abbiamo messo un po' giù i punti del perché il Napoli potrebbe vincere lo scudetto. È chiaro che dobbiamo riferirci anche all'Inter prima in classifica. Assolutamente sì, lo facciamo anche per l'Inter. Lo stesso discorso che abbiamo fatto prima per il Napoli, con tre punti però ovviamente diversi. Allora, perché può vincere il campionato? Intanto perché l'ha vinto l'anno scorso, e questo comunque conta. È una squadra che ha assimilato la mentalità vincente che invece le inseguitrici non hanno. Qualità di gioco e solidità di squadra. È una squadra che quest'anno sta abbinando un bel calcio offensivo e produttivo a una grandissima fase difensiva, l'avete detto voi prima, sei partite di fila senza subire gol. E poi c'è la terza voce che è molto importante, e qui torniamo sempre sul discorso assenza e infortuni. L'Inter ne ha avuti meno degli altri, in alcuni casi molto meno degli altri, no? Soprattutto se pensiamo a Milan e Napoli e in parte anche alla Juventus e alla Roma. Minor numero di infortuni vuol dire per Inzaghi maggior capacità e possibilità di ruotare gli uomini, quindi vuol dire freschezza atletica, quindi vuol dire che l'Inter ha chiuso il 2021 in crescendo, e se nel 2022 il trend proseguirà, allora l'Inter davvero si candida a rivincere questo campionato. Luciano, abbiamo elencato i motivi per i quali l'Inter è favorita per lo scudetto o per i quali potrebbe vincere lo scudetto. Mi dici invece quali sono i motivi per i quali l'Inter potrebbe non vincerlo questo scudetto? Quali sono le bucce di banana? Ma è difficile, guarda, il fatto stesso che i tifosi adesso si orientino a dire meglio praticamente l'Inter di Inzaghi o meglio quella di Conte, praticamente sono discorsi che si fanno praticamente, e il fatto che l'Inter possa non vincere il campionato è un altro discorso che si può fare, ma sono discorsi banali. In questo momento l'Inter è la squadra che è più completa di tutti, e non solo più completa di tutti, ma anche sani, ha ogni titolare una riserva di pari valore, e questo qui penso che la dica lunga sull'attività della squadra. E se non ha avuto, vero, l'incidente, il Covid che hanno avuto le altre squadre, tutte, Juventus compresa, Napoli, Milan poi non ne parliamo, e praticamente ha vissuto, direi, un po' di rendita, però tenete presente che era la squadra che sempre combatteva. Prime sono state a pari merito Napoli e Milan, e erano squadre che funzionavano più di tutte, però l'Inter stava sempre a diretto contatto. E poi al momento opportuno è scattato in avanti, approfittando anche degli infortuni di queste squadre. Su questo penso che non ci siano dubbi. E i tifosi adesso si limitano, anzi si saltano nel voler confrontare praticamente le due squadre, quella di Inzaghi e quella di Conte. Io dico una cosa: nessuno ha mai pensato che questa squadra, praticamente l'anno scorso, è vero che voi dite che ha approfittato della vittoria del campionato, ma è anche vero che l'altra era una squadra funzionale in cui c'era uno spartito da recitare e lo recitava, ed era Kimi, Lukaku, praticamente Brozovic quando era in forma, tutti quando era in forma, e l'hanno recitato abbastanza bene, e praticamente hanno portato avanti il risultato di vincere il titolo italiano. Quest'anno l'Inter è un'altra cosa, è un'altra squadra. È un'altra squadra perché fa la partita e cerca di vincere la partita. E guarda caso anche nel gol con Torino, chi c'è stato? Come c'è stato Zeko, praticamente. Il velo di Brozovic, certo. È Brozovic è diventato in questo contesto di un giocatore insostituibile. Ma sono due squadre diverse che non hanno niente a che vedere l'una dall'altra. Certo. Esatto. Poi dopo... Sì, no, ma è fuori dubbio. In questo momento praticamente è sicuramente la squadra che diverte, perché non ha divertito ieri perché ha trovato una squadra rocciosa praticamente, però è una squadra che solitamente fa gioco e si vede, è diversa da quella di Conte, è inutile dire. Ma io quello che non trovo giusto, sapete cos'è? Queste due squadre totalmente diverse, praticamente non si tiene conto di chi l'ha fatta, perché... è stato rivoluzionato una squadra che giocava essenzialmente bassa e andava in contropiede con Hakimi e Lukaku, è diventata una squadra che fa gioco
Perché fa gioco, bisogna domandarselo, perché praticamente ha giocatori che non fanno la partita, e Correa è uno di quei giocatori che è stato preso all'uopo. Non è un giocatore che può fare 90 minuti, ma un giocatore che crea spazio, certo, a finire, certo. E Zeko è un goleador dell'Inter. Allora, perché non dire che nell'Inter esistono dei dirigenti che hanno saputo modificare e hanno saputo, tenete presente che l'Inter dal 1994 al 2006 ha cambiato 25 allenatori, dico 25. Qui praticamente prendono un allenatore e si adattano e guardano lo schema di questo allenatore e prendono giocatori complementari a questo schema. Ed è per questo che l'Inter sta vincendo e si sta modificando. Certo. Si è modificata prima come contropiedista, si è modificata e adesso si è rivoluzionata. Certo. E questo è bontà dei dirigenti di Marotta e di Ausilio, signore. Questo va messo in evidenza. Perché questa è la cosa. Claudio, sono i strafavoriti? Beh, in questo momento sì, direi di sì, perché comunque sono campioni in carica, questo conta sempre nel nostro campionato, e hanno fatto una rimonta che è molto importante, perché insomma quando ci abbiamo giocato noi eravamo a 3 punti di distanza, e si diceva anche per loro che, addirittura si diceva, mi ricordo, se non vince il derby basta, è fuori da tutto. Invece è rimasta adesso, -7 dopo il pareggio col derby. Per cui è una rimonta sicuramente importante, e ha una squadra ancora, secondo me, importante, quindi in questo momento si favorita. Ma quali sono, ripeto, le crepe secondo voi, se ci possono essere in futuro? La crepa che ci può essere si chiama Liverpool. Quella è una crepa. Vabbè, però che la può... esci dalla Champions nel caso. Ho capito, però bisogna vedere come. No, ma magari passi anche il turno, ma se non passi il turno bisogna vedere come reagisci a questo gennaio di fuoco. Perché vediamo. Abbiamo visto il calendario della Juve, il calendario forse, di gennaio, forse quello dell'Inter è ancora più. Ho paura anche di quello della Juve. Non lo so, sai, fra la partita di Champions, guarda cosa ha prima e dopo il Liverpool. E credo che, sai, l'attenzione che tu hai per la Champions, qualcosa ti sposta a livello di campionato. Voi ne sapete qualcosa, e siccome c'è un equilibrio, c'è un equilibrio talmente delicato, talmente vicino, abbiamo visto tra poco parliamo di Milan. Anche lì bisogna vedere come reagisce una squadra. Se reagisce a Bologna, già parte col Bologna deve vincere più di 2-0, se no non va bene, perché io ci ho vinto 2-0. Voi di Liverpool ne sapete qualcosa? Dove c'è? Sì, ne sapete qualcosa. Sì. Emanuele diceva invece abbiamo sulle crepe, stava per Liverpool. Dire ce n'è una. No, sulle crepe, sulle bucce di banana eventuali. Il calendario, e su questo non c'è dubbio, la vaga idea, come esce. Se guardiamo anche quello delle altre, la vaga idea è che gennaio sarà un mese interessante. Un mese divertente, sì. Sì. Può succedere anche la Roma, ancora di tutto. Un calendario simile, anche il Milan. Cioè, sì, il Milan un po' meno. Diciamo che il computer non è che abbia fatto proprio il lavorone sul resto, la seconda parte. Hanno voluto dissociare il giro di ritorno, non l'ho capito. E poi hanno messo tutto a gennaio. Questa bellissima idea, non so di chi sia stata, ma vedremo i suoi frutti. C'è un giocatore che è vero, fa benissimo, che è fondamentale nell'Inter. Lukaku è stato sostituito con Dzeko e Correa, Hakimi con Dumfries, Darmian ha fatto bene finché non si è fatto male. Ma Brozovic non ha un'alternativa. Vedi? Se Brozovic. Capita l'infortunio a Brozovic, io voglio vedere che Inter sarà senza Brozovic. Certo. Quello è il dubbio più grande che ho. E non credo che dal mercato possa arrivare un sostituto di Brozovic. Anche Barella non scherza, Sì, vabbè, però Barella manca. D'accordo. Giocatori possono prendere il posto di Barella ci sono. Certo. C'è Vidal, c'è Gagliardini che comunque sia un giocatore che si vede. Ma scusate, ma non bisogna parlare delle formazioni che ci sono adesso, mica prevedere gli infortuni. Stiamo dicendo quale può siccome essere... sembra una macchina quasi perfetta, no? Cioè, ci sta a chiedersi ti faccio una mezza voce fuori dal coro, perché sennò non va bene. Paolo. Allora, io l'ho vista ieri. Arrivo Luciano, arrivo. Io ieri mi sono per la prima volta da casa visto un po' tutte le partite, per fortuna, visto che avevo giocato il giorno prima, con calma. Guarda che il Torino nel primo tempo poteva fare 2 gol. Certo. Piazza... tanto così. No, quindi c'è tutta questa bellezza, importanza, cioè il Torino se usciva col pareggio c'era mica niente da dire. Non c'era nulla da assolutamente. Quindi... Ma che cosa? Ma cosa state dicendo? No, cosa state dicendo? Ma il Torino è una squadra. Una squadra di che? È una non squadra della serie. Guarda che la non squadra ti poteva fare 2 gol nel primo tempo con tranquillità. Il Torino. Grazie anche a nome di Urbano Cairo. Una squadra della categoria vorrei ma non posso. Sembra sempre che faccia, che debba fare. Attenzione che il Torino è tosto, guarda la classifica. E guarda come gioca il Torino. Con la scuola Gasperini lì, Juric e tutto il resto. Gente aggressiva, gente che
ti si attacca addosso e non ti fa giocare. Negli ultimi anni risultatoni no, pazzeschi, anni. No? Juric è da quest'anno che sì. c'è. Okay? Prima non... hanno avuto persino Giampaolo. Sono cosa... sopravvissuti a Giampaolo. Che è tutto non dire. Mi interessa, stiamo parlando della partita di ieri. Dice Zul che ha impegnato l'Inter. Sì, è vero. No, 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 io ti metto di più, ti ho detto che nel primo tempo ci doveva fare due gol, no, che ti ha impegnato. Non l'ho visto il Toro. Mi devo fermare, Luciano, in 30 secondi. Il Toro non l'ho proprio visto. Luciano, in 30 secondi vuoi dire quello che volevi dire? Ma no, ma non voglio dire niente, io ho già detto tutto, dico soltanto che bisogna guardare le formazioni di adesso e non prevedere il certo, no, no, eccetera. Ma ci mancherebbe. Io credo che stiamo... l'Inter in questo contesto qui sia superiore. Certo. Poi è vero che l'Inter ieri, per esempio, ha sofferto parecchio col Torino, ma è anche vero che col Torino possono soffrire in tanti. Sì, devo fermare, ragazzi, non lo interrompete, vi prego. Luciano, in conclusione... Ho già finito, tanto si dice sempre le stesse cose, quindi non... Devo dire che il Torino quest'anno con Juric è migliorato parecchio. È un'altra non squadra. È una grande squadra, ma si difende abbastanza bene. C'è un giocatore anche di valore, perché Bremer, per esempio, è un giocatore di valore. È un giocatore di valore. Un giocatore come quanto hai vinto alla fine? Cortomuso. Ho vinto. Non mi interessa, ho vinto. No, dimmi quanto hai vinto. No, ho vinto. 1-0. Io quanto ho vinto col Toro? 1-0. E allora? Torniamo col Milan tra poco, 2 minuti.